Prima di passare subito al tema che mi è stato chiesto, la signora ha fatto un elenco di pubblicazioni e di libri. Io, tra le altre cose, sono anche parroco in una piccola parrocchia del Mugello e il resto della settimana lo passo a Roma, dove sono docente e professore ordinario alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, quindi mezzo parroco e mezzo docente universitario, o 70 e 30, non lo so la percentuale. Il tema l'avete visto, mi è stato chiesto di parlare di questo titolo così evocativo, Ninive, la grande città, eh? Il che significa, per chi conosce un poco la Bibbia, parlare del libro del profeta Giona, perché è lì che si parla della città di Ninive. E allora in questi 3 quarti d'ora che passiamo insieme, sperando di non annoiarvi, il tema è il libro di Giona, questo profeta che, come sapete, viene inviato a predicare appunto a Ninive, la grande città. E vedremo dove si arriva scorrendo il libro di Giona. È un libretto molto piccolo, molto breve nella Bibbia, sono appena 3 pagine della Bibbia di Gerusalemme, 4 pagine della Bibbia di Gerusalemme, un libro che la maggior parte delle persone non ha mai letto, benché sia così breve e ci voglia leggerlo mezz'ora. Tutt'al più di Giona si ricorda la balena, e magari la canzoncina Giona nella balena. Diciamo subito che il libro di Giona di balene non parla, parla di un grande pesce, ma questo dimostra come a volte noi siamo superficiali e lontani dalla Bibbia, no? Orecchiamo qualcosa e poi lo liquidiamo dicendo sì, Giona, quello della balena, e non sappiamo altro. Il consiglio è quello, se avete mezz'ora oggi da sottrarre alla pubblicità del Festival di Sanremo o ai programmi televisivi, di leggere il libro di Giona e vi assicuro in mezz'ora ce la fate, un'ora se proprio vi fermate su tutte le parole. Se uno non l'ha mai fatto, se uno l'ha fatto bene lo ripassa, se uno non l'ha mai fatto può essere una buona idea. Diciamo subito che il libro è, da un punto di vista letterario, una parabola, non è una storia vera, è, a scanso di equivoci, un racconto letterario scritto per insegnare qualcosa. Questo per evitare che vi fermiate su difficoltà del tipo: ma come faceva Giona a stare dentro la bocca del pesce? Allo stesso modo in cui ci poteva stare Pinocchio. Pinocchio è stato nella bocca della balena, no? E quindi nessuno si fa né in qua né in là leggendo Pinocchio che va nella bocca della balena. E, tra parentesi, Collodi ha preso dal libro di Giona, perché Collodi conosceva la Bibbia e pescava da lì per molti dei suoi simboli in Pinocchio. Dunque la cosa che ci interessa è perché è stato scritto questo libro e quale messaggio l'autore intendeva dare. Diciamo anche, da un punto di vista storico, siamo probabilmente intorno al IV secolo avanti Cristo. Israele ha appena vissuto un'epoca di riforma un po' rigorista. Nella Bibbia ci sono 2 libri verso la fine del V secolo, inizi del IV, che forse avete avuto in mano, i libri di Esdra e di Neemia, nei quali questi 2 personaggi, prima Neemia, siamo intorno al 444, poi Esdra, intorno al 398, vengono a Gerusalemme e fanno una riforma religiosa di carattere molto rigorista. Erano i salvini del tempo, prima gli israeliti e fuori tutti gli stranieri, ma fuori nel senso letterale, li cacciavano fuori in maniera violenta e fisica. Leggete i libri di Esdra e di Neemia, sono libri, da un punto di vista moderno, un po' xenofobi. Addirittura vengono cacciati quegli israeliti che hanno sposato donne non israelite, i matrimoni misti, quindi tutti fuori, mogli e mariti compresi. Contro questa tendenza, senz'altro rigorista, reagiscono 2 libri della Bibbia, 2 piccoli libretti minuscoli, che però sono finiti tutti e 2 nella Bibbia ebraica e poi di riflesso cristiana,
il libro di Giona e il libro di Ruth. In tutti e due questi libri sono stranieri che ci fanno la bella figura. Nel libro di Giona, gli abitanti di Ninive, che fanno una figura molto migliore rispetto a quella del profeta Giona. E nel libro di Ruth, la signora Ruth, che come vi ricordate è moabita, straniera, pagana, ma che diventa addirittura la nonna del re David. Quindi due libri, diciamo, di contestazione. Questo per contestualizzare il libro di Giona e ricordarci che la Bibbia non cade dal cielo, è scritta in un'epoca precisa e se non conosco quest'epoca rischio di travisare i testi. Il testo si apre con una frase che suona così: fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e proclama contro di essa che la loro malvagità è salita fino al cielo. Intanto il personaggio, Giona, figlio di Amittai, personaggio altrimenti sconosciuto nella Bibbia. Iona in ebraico significa la colomba, che nella tradizione biblica è un simbolo del popolo di Israele. Amittai viene dalla radice amen, emet, la fedeltà, la verità, da cui il nostro amen. Potremmo tradurre, parafrasare, la colomba figlia del fedele. Il nome rimanda a un israelita doc, un po' come il vino quando è doc, è un israelita che è veramente un israelita cominciando dal nome. E questo rende il testo ancora più significativo perché questo israelita sarà un protagonista in negativo della storia. È un profeta un po' ribelle e alla fine quelli che emergono sono gli abitanti di Ninive. Per il resto non sappiamo altro di questo Giona. A questo Giona viene dato un comando sconvolgente: alzati e vai a Ninive, la grande città. Ninive era la capitale dell'impero assiro, sarà distrutta dai babilonesi nel 612, quindi il libro è ambientato 3 secoli prima di quando è stato scritto, quando Ninive era nel fiore della sua potenza, immaginiamo l'VIII, il VII secolo a.C. L'impero assiro era l'impero più potente in quell'epoca, poi verrà soppiantato dai babilonesi, e Ninive era famosa per la sua crudeltà e per la sua durezza. Gli assiri erano un popolo feroce che conquistava gli altri popoli usando la forza e la forza bruta, deportazioni, sono stati loro che hanno inventato le deportazioni in massa, violenze, uccisioni. Gli assiri conquistavano il mondo con la ferocia. Quando sapevi che arrivava l'esercito assiro, ti affrettavi a alzare bandiera bianca perché se non lo facevi venivi sterminato. E sono i grandi nemici di Israele, perlomeno fino a che l'Assiria esisterà. Poi i nemici diventeranno i babilonesi, ma quella è un'altra storia. Nella Bibbia, poco dopo il libro di Giona, c'è il libro del profeta Naum. Altro libro che andrebbe letto, molto breve pure quello, sono 4 capitoletti brevi brevi, e il libro del profeta Naum è un'accusa dall'inizio alla fine feroce, ma vi assicuro feroce, contro la città di Ninive. È un libro nel quale Naum proclama la fine di Ninive con accenti quasi compiaciuti. Moriranno tutti, è come bello vederli morire tutti, perché sono dei grandi disgraziati. È un libro che a noi crea un po' di difficoltà, ma che nella Bibbia tuttavia esiste. È la controparte di Giona, per capire come Ninive era considerata dalla maggior parte degli israeliti. È la potenza nemica per eccellenza e quando viene distrutta facciamo una grande festa perché Ninive non c'è più. Nel racconto di Giona, Dio dice di andare a Ninive, la grande città, e gridare contro di essa perché la loro malvagità è giunta fino a me. Dunque Ninive è una città cattiva, malvagia, lo dice Dio in persona. Ma cosa deve fare Giona? Gridare contro di essa che la loro malvagità è giunta fino a me. Notate,
qui bisogna essere lettori attenti. Noi non siamo lettori attenti, siamo lettori superficiali che tendono a mettere nel testo quello che già crediamo di sapere o le nostre preconprensioni, i nostri pregiudizi. Se leggiamo il testo come se fosse la prima volta, senza preconprensioni, Dio non dice a Giona di andare a predicare la distruzione di Ninive o di andare a minacciare una punizione. Dice solo: vai a gridare contro di loro che la loro cattiveria è giunta fino a me. Quindi vagli a dire che sono cattivi. Punto. Non c'è scritto che deve andare a Ninive a predicare la distruzione, la punizione, a minacciarli, no, soltanto a dirgli: voi siete malvagi. Il lettore, tuttavia, si aspetta inconsciamente che Giona debba andare a Ninive a predicare una punizione, una rovina, una condanna. Mentalmente ci pensiamo anche noi, ma questo non c'è scritto nel testo. Cosa deve fare Giona una volta arrivato a Ninive? Dio non glielo dice, gli dice solo di andare là e gridare che sono malvagi. Cosa poi deve fare? Giona non lo sa. Di fronte a questa chiamata divina, per due volte si legge che Giona vuole fuggire e alla fine si imbarca per Tarsis. Tarsis sarebbe, per capirsi, la Spagna. Immaginate, allora si chiamavano le colonne d'Ercole, i confini del mondo, nec plus ultra, più di là non si può andare. Ancora ai tempi di Dante, Ulisse viene messo all'inferno per aver superato il limite invalicabile, più di là non puoi recarti. Particolare ironico, per andare verso la Spagna con la nave, Giona deve pagarsi il biglietto. Quindi paga il prezzo della propria libertà o della propria ipotetica libertà e si affida a forse quello che era il mezzo più insicuro nel mondo antico. La nave era il mezzo più pericoloso in assoluto. Il Mediterraneo è pieno di navi affondate di epoca ellenistica e romana, testimonianza che la nave era pericolosa. Si andava in nave solo per commerciare o per motivi militari, nessuno andava a fare il turista in crociera. E dunque andare via in nave e pagare pure il biglietto è un paradosso. Giona fugge, ma la domanda è: perché fugge? Il testo non lo dice, dice solo che fugge. Il narratore qui è molto bravo e crea uno spazio bianco che il lettore è chiamato a riempire, ovvero dobbiamo metterci nei panni di Giona e domandarci: se Dio avesse chiesto a me di andare a Ninive, cosa avrei fatto io? La risposta è: probabilmente sarei fuggito. Perché? Il perché il testo non lo dice, badate bene. Il perché apre molte possibilità, perché Giona non crede che Dio l'abbia mandato. Potrebbe essere un'idea. Perché Giona non si sente all'altezza di questo compito. Perché non ha mandato qualcun altro e proprio me? Addirittura i rabbini, nei commenti antichi su Giona, pensavano, guardate che ragionamento, Giona è fuggito per amore di Israele, perché era troppo amante del popolo di Israele. E ha ragionato così: se io vado a Ninive e loro si convertono, loro sono i nostri maggiori nemici, Israele ne avrà un danno. Non vado a Ninive, loro non si convertono, Dio li distrugge e perdiamo un nemico furioso. Quindi per amore di Israele non vado. Guardate come ragionavano i commentatori ebrei antichi. Se non vado, Israele sarà salvo e dunque mi sacrifico pur di vedere la rovina di Ninive. Il testo non dice come mai Giona scappa, come mai non vuole andare a Ninive. Lo scopriremo soltanto alla fine. Quando arriveremo al capitolo 4 capiremo, ma non ve lo dico ora, come mai Giona era scappato, ma il narratore ce lo dice a posteriori. Un'altra domanda che viene fuori: perché Dio manda proprio Giona? Perché lo manda nella tana del lupo senza ulteriori informazioni? Perché dopo averlo mandato gli permette di fuggire? In realtà la risposta qua è facile. Se uno conosce i racconti della Bibbia,
sa che nella Bibbia i personaggi biblici non sono mai dei burattini e neanche sono dei personaggi in preda a un destino cieco come nel mondo greco. Sono persone libere che agiscono con libertà e Dio rispetta la libertà dei suoi personaggi. Se Giona vuol fuggire, che fugga. Lasciamo da parte la fine del capitolo 1 e tutto il capitolo 2, che è di per sé molto carino, ma che non riguarda direttamente Ninive, dove leggiamo che Dio è capace di riprendere Giona anche quando Giona decide di affogare nel mare. Non riesce neanche a uccidersi. È un quasi suicidio quello di Giona. Di fatto dice ai marinai durante la tempesta buttatemi in mare perché così almeno la tempesta si placherà. Il pesce famoso ingoia Giona, lo ributta sulla spiaggia e Giona, mentre è nella pancia del pesce, scrive questa preghiera o fa questa preghiera che in realtà è molto autoreferenziale. Sto così male, sono ridotto all'angoscia, sto per morire, ma non fa menzione della sua missione a Ninive. Sembra quasi che proprio non ci voglia andare. Soltanto quando il Signore lo riprende anche da lì, dal pesce, Giona finalmente si convince e si muove verso Ninive. Il capitolo 3 inizia allo stesso modo del capitolo 1. Il capitolo 1 iniziava così: fu rivolta a Ninive questa parola del Signore. Alzati, va a Giona questa parola del Signore. Alzati e va a Ninive, la grande città, e grida contro di essa che la loro malvagità è salita fino a me. Il capitolo 3 inizia. Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore. Alzati e va a Ninive, la grande città, e annunzia loro quanto io ti dirò. Notate, non c'è più scritto annunzia loro che sono malvagi. C'è solo scritto annunzia loro quanto io ti dirò. La sfumatura è interessante. Il narratore ripete le stesse parole ma con una variante. Dunque non deve più Giona andare a Ninive e proclamare contro di essa che essi sono cattivi. Deve solo andare a Ninive e dire a Ninive quello che Dio gli dirà di dire, ma Giona non lo sa. Questo è un altro elemento classico dei racconti di vocazione nella Bibbia. Dio non ti dice mai in anticipo quello che dovrai fare, lo devi scoprire poi da te. Per capirsi, oggi la gente non si sposa più. Magari si sposano a 35 anni, quando hanno già un figlio, dopo che abbiamo il lavoro, abbiamo la casa, ci siamo conosciuti, stiamo insieme da 10 anni, abbiamo fatto tutti i conti, abbiamo fatto tutti i ragionamenti, sappiamo dove vogliamo andare, eccetera, eccetera. Risultato, si sposano e 2 anni dopo già si separano, perché hanno fatto troppi conti. Qualche volta bisogna buttarsi nelle avventure della vita e non è scritto in anticipo come va a finire. Non lo puoi sapere, quando pretendi di saperlo è la volta che ti freghi con le tue stesse mani. E Giona deve partire fidandosi di Dio, basta, deve andare. E questa volta sembra, ma vedremo che non lo è, sembra convinto. E va a Ninive. E si legge all'inizio del capitolo 3 che Ninive era una città molto grande, ma il testo della Bibbia che leggiamo in chiesa, quella della CEI, non è una buona traduzione. Il testo ebraico dice: Ninive era una città grande per Dio, di 3 giorni di cammino. Attenzione, grande per Dio, di 3 giorni di cammino. Intanto, il testo è iperbolico. 3 giorni di cammino sono 75 chilometri, calcolandone 25 il giorno. Se ne calcoli 30-90 chilometri, quale città è così grande? Forse oggi Londra, toh, se proprio vuoi, ma nel mondo antico non esiste una città che misuri 70-80 km da un capo all'altro. Comunque il testo è veramente iperbolico. E quello che attira è il fatto che venga definita una città grande per Dio. Si può intendere in due modi questa frase. Se la intendete in senso ironico, si può intendere una città troppo grande persino per Dio. Dio stesso è in difficoltà davanti a Ninive. Cosa potrà fare Giona?
Questa è una prima lettura del testo. Una seconda lettura, grande per Dio in senso positivo, cioè una città che per Dio è importante. Dunque per Giona è una città nemica, per Dio è una città grande. Giona la vorrebbe vedere distrutta, Dio, vedremo, la vuole vedere salva. Si può intendere il testo in tutti e due i modi. E il narratore è molto bravo perché lascia spazio all'ambiguità, lascia che sia un po' il lettore a decidere anche in base a tutto il resto di ciò che poi leggerà. Il messaggio che Giona predica a Ninive nel primo giorno di predicazione in ebraico consta di 5 parole soltanto. Ancora 40 giorni e Ninive, dice la Bibbia 6, sarà distrutta. Altra traduzione che non funziona. Ancora 40 giorni e Ninive sarà rovesciata, dice il testo ebraico. Hafak in ebraico, rovesciare. In ebraico moderno questa parola è entrata nell'uso comune, hafuk, e indica niente di meno che il cappuccino che prendete al bar, che in ebraico si chiama caffè hafuk, il caffè alla rovescia, che per qualche strano motivo linguistico indica in ebraico moderno il cappuccino, il caffè rovesciato. Ma la parola è profondamente biblica, hafak. Indica il rovesciare nel senso di mutare qualcosa, cambiare qualcosa da una cosa a un'altra. Un uso di questo verbo che avete in mente dai salmi è nel salmo 30, al versetto 12: hai mutato il mio lamento in danza. Hai cambiato, hai rovesciato il mio lamento in danza. Dunque, non ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta, ma ancora 40 giorni Ninive sarà cambiata, rovesciata. Il problema è che per Giona questo rovesciato significa distrutto, ma per Dio no. Il testo è di nuovo ambiguo. La traduzione italiana non è ambigua, ma perché il traduttore che non ha colto questo elemento del testo ebraico. Tra l'altro il 40 giorni dovrebbe metterci sull'avviso. 40 giorni è nella Bibbia dal tempo in cui Mosè è andato sul Sinai per 40 giorni, fino ai 40 giorni del profeta Elia sempre sul Sinai, per non parlare della nostra Quaresima, ma questo è un altro discorso, che non c'entra con l'Antico Testamento. 40 giorni sono un tempo di penitenza e uno spazio di cambiamento. Dunque, dire 40 giorni significa Dio vi dà un tempo per cambiare. Questa non è una minaccia, è un invito alla conversione. È Giona che la legge come minaccia. E tant'è vero che poi si arrabbierà del fatto che Dio non ha distrutto Ninive come lui si immaginava. E l'altra sorpresa di questo capitolo 3 del libro di Giona è che il narratore ci racconta che i cittadini di Ninive credettero a Dio. I cittadini di Ninive, i cattivissimi abitanti di Ninive, credono subito a Dio, fin dal primo giorno della predicazione di Giona, con una prontezza che contrasta con la fuga del profeta. Il profeta, il figlio di Amittai, del fedele, un israelita assolutamente di razza, di stirpe israelita da generazioni, fugge di fronte alla parola di Dio. Dei pagani, per di più nemici, immediatamente si convertono. E il narratore racconta che per mostrare la realtà della loro conversione compiono due gesti: digiunano e si vestono di sacco. Il digiuno, che è il classico segno di penitenza nella Bibbia, che tra l'altro richiama, come sapete, la parola di Dio: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, Deuteronomio 8:3. E il sacco, che richiama la miseria, la povertà, richiama anche la morte, è il segno che la conversione di Ninive non è solo superficiale. Tenete presente che nella Bibbia le realtà interiori devono manifestarsi esteriormente, perché è troppo comodo dire: sono povero dentro, ma tengo il conto in banca esattamente com'ero. Devi far vedere fuori che sei anche povero.
mi sono pentito, ma non lo faccio vedere. Devi anche far vedere fuori che ti sei pentito. Se fai solo vedere il fuori, sei un ipocrita, ma se non lo fai vedere, sei comunque un falso. Dunque, devi mostrare con dei gesti che la tua conversione è reale. Dai cittadini di Ninive, la conversione arriva fino al re. Il re compie lo stesso gesto, scende dal trono, si copre di sacco, si siede sulla cenere. Ninive è veramente rovesciata. Il suo capo, il re, che si riteneva al pari di Dio, addirittura al posto di Dio, si umilia sulla scia dei suoi cittadini. Qui c'è un altro tema interessante, che tra l'altro è molto moderno. Non è il re a ordinare ai cittadini di convertirsi, sono i cittadini che credono alla predicazione di Giona e il re li segue. Come dire, anche in una situazione dove comanda una persona che come il re è un monarca assoluto, se i cittadini cambiano, anche il re può cambiare. Il cambiamento parte dal basso, non dall'alto. E solo a quel punto il re pubblica il decreto che tutti si devono convertire, devono digiunare, devono cambiare vita. Il narratore dice dal più grande al più piccolo e digiunarono perfino gli animali. Questo è un dettaglio carino del libro di Giona, l'attenzione agli animali. La ritroveremo anche alla fine del libro. Gli animali sono compresi nel cammino di conversione, quasi come se fossero persone che anche loro hanno bisogno di convertirsi. E nel decreto degli abitanti, rivolto agli abitanti di Ninive, si legge: uomini e animali si coprono di sacco. È interessante, anche gli animali si devono vestire di sacco. E Dio sia invocato con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si ravveda e deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire. Alcuni elementi interessanti. Ognuno si converta. Nel testo ebraico c'è ognuno ritorni indietro. Questo è un verbo che forse avete già incontrato se studiate un po' la Bibbia, shuv, che significa tornare al punto di partenza, cambiare strada, tornare indietro. Convertirsi significa ritornare su un'altra strada. Abbiamo sbagliato strada, riprendiamo la strada giusta. Convertirsi da che cosa? Dalla violenza che è nelle nostre mani, nelle mani di ciascuno. Il re di Ninive riconosce che il peccato di fondo della città è la violenza, che è il classico peccato che nella Bibbia grida vendetta al cospetto di Dio, la violenza. La violenza che non va intesa nel senso banale, io ti tiro un pugno, ma la violenza che domina la città. La violenza che ti porta a schiacciare l'altro, che fa di Ninive la padrona dei popoli, quella che uccide, deporta e scaccia chiunque non è cittadino della città. Non dimenticate che all'inizio della Genesi, questo ve lo dovrebbe aver detto il padre Ska quando ha fatto la torre di Babele, il primo peccato dell'umanità, Genesi 6, è la violenza. È il vero peccato originale dell'umanità e prima ancora quello di Caino che uccide Abele, un atto di violenza nei confronti del fratello, dove la violenza è forse ancora più forte a livello verbale che non a livello fisico, paradossalmente. Dov'è Abele tuo fratello? Chiede Dio a Caino e Caino risponde: non lo so, sono forse io il guardiano di mio fratello? Cioè mio fratello non mi interessa. Non lo voglio neanche vedere, l'ho già ucciso in realtà e non ne sono più responsabile. Qui gli abitanti di Ninive si convertono dalla violenza che è nelle loro mani. E diventa la città di Ninive una città davvero nuova. Ma a questo atto ce n'è un altro ancora che viene qui citato nel versetto che ho letto. Dio sia invocato con tutte le forze, ovvero gli abitanti di Ninive si rendono conto che uno degli elementi cardine della conversione
è pregare Dio. Ma sono pagani. Sono pagani. Il narratore qui è molto coraggioso, ammette che perfino dei pagani cattivi e nemici come gli Assiri possono diventare credenti e addirittura dare dei punti agli israeliti. Pregano Dio con tutte le forze. In realtà il libro ce l'aveva già detto, non l'ho detto prima perché abbiamo saltato il capitolo 1, ma nel capitolo 1, quando arriva la tempesta che minaccia di affondare la nave su cui Giona è scappato, si legge che i marinai cominciarono ognuno a invocare il loro Dio, ma la nave non, la tempesta non si placa. Quando poi Giona viene buttato in mare, immediatamente la tempesta si placa e si legge alla fine del capitolo 1 che quegli uomini ebbero un gran timore del Signore e offrirono sacrifici al Signore e gli fecero voti. Dunque, i marinai, anch'essi pagani, diventano credenti. I marinai dopo la tempesta, gli abitanti di Ninive prima della tempesta. E non dimentichiamo che nel Vangelo Gesù coglie questo aspetto, nel Vangelo di Matteo al capitolo 12, e si serve dell'episodio degli abitanti di Ninive per stigmatizzare l'atteggiamento dei cittadini del suo tempo, quelli di Cafarnao che l'avevano rifiutato. Si legge in Matteo 12, 41 che nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Dunque, i niniviti sono migliori degli ebrei di Cafarnao che hanno rifiutato Gesù. È la logica del Vangelo: peccatori e prostitute vi passano avanti nel regno dei cieli, no? Quindi anche i cattivi abitanti di Ninive diventano degli esempi di preghiera. Tra l'altro, il narratore non ci dice perché si sono convertiti: per paura, per fede, per amore. Non lo sappiamo, sappiamo però che si sono convertiti e questo basta. Un altro aspetto di questo versetto che ho letto, che è interessante, dicono gli abitanti di Ninive, o meglio il re nel suo decreto, chissà che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire. Chissà che Dio non cambi e, traducendo meglio, e si penta. Dio si pente. Dio cambia e si pente. Qui, se c'è tra voi un tradizionalista di quelli che la Bibbia non la leggono, ma che sono fedelissimi a pretese tradizioni cristiane, si straccia la tonaca. Dio si pente. Dio come fa a pentirsi? Se si pente vuol dire che ha sbagliato. Ma Dio non sbaglia mai. Il Dio della Bibbia si pente spesso. E non è la prima volta questa. Basta leggere la Bibbia. Ricordatevi Genesi 6:6. Dio si pentì di aver creato l'uomo sulla terra. Come dire, c'è qualcosa che non funziona, eh? Lo potevo fare meglio. E testi analoghi si trovano anche nei libri dei profeti, per esempio in Geremia 26:13 il profeta dice: "Migliorate la vostra condotta, le vostre azioni, ascoltate la voce del Signore vostro Dio e il Signore si pentirà del male che ha minacciato di farvi." Anche nell'Esodo, quando Dio decide di sterminare gli israeliti, in Esodo 32, dopo il vitello d'oro, Mosè lo ricatta, è carino questo testo, e dice: "Guarda che se tu ci ammazzi ora, gli egiziani diranno che tu non sei stato capace di liberarci. E allora ne va della tua reputazione, eh? Attenzione", dice Mosè a Dio, "non ci puoi ammazzare, perché poi diranno che tu sei un Dio che non mantiene le promesse, cioè hai promesso di portarci nella terra e poi ci ammazzi nel deserto." E si legge in Esodo 32, 14: "Dio si pentì del male che aveva voluto fare a Israele e non lo fece." Dunque, non è la prima volta che la Bibbia ci presenta un Dio con sentimenti umani. Ed ecco perché il re di Ninive dice: chissà che Dio non cambi e si penta.
Il Dio della Bibbia sfugge a ogni determinazione umana. Non posso mai essere sicuro di quello che Dio farà. Posso sperare che lo faccia. Posso sperare che cambi, ma non posso averne la certezza. Chissà che Dio non cambi. È totalmente libero. Non può essere racchiuso, per esempio, negli schemi di un catechismo. Chi è Dio? Qualcuno se lo ricorderà di voi. L'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra. Ecco, questo non è il Dio della Bibbia, è il Dio, se volete, di Aristotele o di qualche trattato di filosofia, ma non quello che ci presenta la Scrittura. Chissà che Dio non cambi e non si penta riguardo al male che aveva minacciato di farci e non ce lo faccia. E la stessa domanda ritorna spesso nei libri dei profeti. Tra un mesetto la Chiesa Cattolica inizia la Quaresima, mercoledì delle Ceneri, anche a Padova, e la prima lettura è, da tempo immemorabile, il capitolo 2 del profeta Gioele, dove si legge al versetto 14: chissà che Dio non cambi e lasci dietro di sé una benedizione. È la lettura che ogni anno si legge in chiesa, nella Chiesa Cattolica, per il mercoledì delle Ceneri. Dunque, questo è il mistero dell'agire di Dio. Dio può darsi che cambi e che non commetta il male che noi temiamo che lui ci faccia. Forse Dio avrà pietà di noi e così noi non moriremo. Qui viene fuori quello che è il vero problema del libro di Giona e che gli abitanti di Ninive cominciano a capire. Chi è Dio? Chi è Dio? È il Dio del profeta Naum che gli empi li distrugge senza pietà e senza misericordia. Ninive viene rasa al suolo e non si risolleverà più. Oppure è il Dio di Giona che alla fine cambia e perdona. È interessante che prima di Giona, se uno leggesse la Bibbia di fila, come si dovrebbe poi del resto fare, se uno la legge di fila, prima di Giona c'è un brevissimo libro, il profeta Abdia, 21 versetti appena, che minaccia la distruzione totale di Edom, uno dei grandi nemici di Israele. Dio li ammazza tutti, c'è discorsi, tutti fuori, tutti morti. Poi c'è Giona, che dà una visione diversa. Dopo Giona viene Michea, che chiude il suo libro, al capitolo 7, dicendo che Dio getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati, calpesterà le nostre colpe. Dunque un Dio che perdona gratuitamente e senza condizioni. E dopo Michea, Naum, che ritorna a quello che diceva Abdia, cioè la morte, la rovina, la distruzione. Allora la domanda è: qual è il volto di Dio? Quello di Abdia e quello di Naum? Oppure quello del profeta Giona? Gli abitanti di Ninive dicono: speriamo sia quello che diciamo noi, cioè un Dio che cambia e che non ci distrugge. E si arriva così al capitolo 4 del libro di Giona, dove gli abitanti di Ninive rimangono sullo sfondo e restano sulla scena due soli personaggi, Giona e il Signore. E qui leggiamo che la prima cosa che accade: Dio si ravvide, si pentì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Dunque Dio non distrugge la città cattiva di Ninive. Di fronte a questa decisione di Dio, notate il gioco di parole, Dio si pentì riguardo al male, e il capitolo 4 inizia: Giona ne provò un grande male. Allora, quello che per Dio è il bene di Ninive, per Giona è un male per sé. Giona avrebbe voluto la distruzione della città. Giona è di quel tipo di credenti che dice: ma dove si va a finire con un Dio così buono? Un po' come quelli che ce l'hanno con Papa Francesco perché è buono, no? Bisogna ammazzare tutti. Ah, un bel Dio che distrugga tutti i nemici, i nostri naturalmente. Io sono dalla parte giusta, perché il problema è che poi, se uno ragiona così, ci sta che Dio ammazzi anche te, eh? Però chi fa questi discorsi si mette sempre dalla parte del buono, no? Un po' come quando da bambini si giocava
con i nordisti e i sudisti, e io ero sempre dalla parte dei sudisti, dei nordisti, i sudisti erano cattivi, o gli indiani e i cowboy, no? Questa mentalità per cui ci si mette sempre dalla parte del giusto. Dunque, il capitolo 4 inizia con Giona che si adira perché Dio li ha perdonati. E sentite cosa dice Giona. Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? E ora scopriamo perché Giona è scappato. Ma non lo sapevamo fino ad ora. E cosa diceva Giona? Per questo motivo mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, grande nell'amore e che ti penti riguardo al male minacciato. Giona è scappato perché Dio è troppo buono. Lo sapevo che eri troppo buono, per questo non sono andato a Ninive, mi hai fatto perdere tempo. Tanto sapevo che li avresti perdonati, no? Allora perché mi hai mandato a che fare? Giona non ha capito mica niente di Dio. È paradossale, è un credente che si arrabbia con Dio perché Dio è buono. Avrebbe voluto un Dio cattivo, un Dio che mantiene la sua parola e che stermina tutti coloro che commettono il male. Giona ne ebbe un grande male e fu sdegnato. Giona è sdegnato davanti a Dio. Storce il naso, si arrabbia di fronte a Dio. E la cosa interessante è che il versetto 3 ripete alla lettera ciò che Dio dice a Mosè sul Sinai. Esodo 34, versetti 6 e 7. Ricorderete la scena. Mosè vuole vedere Dio. Siamo sul Sinai. Ma Dio dice a Mosè, tu non mi puoi vedere se non le spalle, perché chi vede il mio volto muore. E allora Dio passa e nasconde Mosè in una rupe, in una caverna, insomma, da qualche parte, lo copre con la mano, così che Mosè possa vedere solo le spalle di Dio. È bella questa scena. E mentre Dio passa, proclama il nome. Io sono Yahweh, il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore. È la definizione stessa di Dio, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore. E Giona dice, lo sapevo che eri così, e per questo sono scappato, per questo sono andato a Tarsis, perché tanto sapevo che alla fine avresti perdonato anche i più cattivi. Dunque scopriamo che il profeta era andato a Ninive, ma con le gambe, non con il cuore, come si fa tante volte noi. O se volete parafrasare i film western degli anni 70, Dio perdona, Giona no. Si potrebbe anche parafrasare così. Non solo, ma la sua rabbia arriva fino al punto di dire, Signore, fammi morire, è meglio per me morire che vivere. Non è il primo profeta della Bibbia che vuole morire, ce n'è un altro simile a Giona, vi ricordate? Elia. Anche Elia a un certo punto della sua vicenda dice Signore fammi morire perché qui non è più vita. No? E tutti e due ne usciranno, chi in un modo, chi in un altro. E Giona appare dunque come una sorta di profeta fallito, Signore fammi morire. Paradossale, Signore, tu sei troppo buono, non ci volevo andare a Ninive, ora che ci sono andato e ho visto che è vero che tu sei troppo buono, fammi morire perché un Dio così io non lo voglio. Un paradosso assurdo, preferirei cosa? Un Dio cattivo, un Dio che distrugge tutti i miei nemici. Giona appare malato di quella malattia di cui parla sempre oggi Papa Francesco, cioè il narcisismo spirituale. Pensa solo e soltanto a se stesso. Se fossero esistiti i telefoni, al tempo di Giona avrebbe vissuto di selfie, come quelli che vanno a Parigi e che non si preoccupano di guardare la Tour Eiffel. L'importante è che nel selfie ci sia la mia faccia con la Tour Eiffel dietro. Poi il resto, se anche sono al Louvre, può essere dietro il quadro che vuole, ma l'importante è che ci sia io. Sentite come parla Giona al versetto 2. Non era, tradotto alla lettera, non era questo che io dicevo quando ero nel mio paese, ora prendi la mia vita da me, perché è meglio il mio morire che il mio vivere.
In una frase ci sono sei pronomi personali. Io, mio. Per Giona ci sono solo io. Tutto il resto non esiste. Tutto il resto non c'è. E Giona diventa l'immagine di un credente che è preoccupato soltanto della propria salvezza, convinto della verità delle proprie asserzioni e adirato col mondo intero e perfino con Dio, perché Dio ama questo mondo. No? È un'immagine del tutto che colpisce questa di Giona. Dio con Giona usa una pedagogia eccezionale. Per parafrasare un libro di un mio amico di Milano, il professor Roberto Vignolo, che forse conoscete di fama, Dio prima gli ha fatto una terapia umida, l'ha buttato nell'acqua per vedere se l'acqua funzionava. Adesso gli fa una terapia secca, prova col caldo, col sole, per vedere se tra freddo e caldo, tra umido e secco, Giona vince questa sua patologia. Il libro del professor Vignolo si intitola Un profeta tra umido e secco, sindrome e terapia del risentimento nel libro di Giona. Giona è malato, è una persona che ha bisogno di cure, è psicologicamente tarato e Dio prova con terapie forti a vedere se gli cambia questo suo atteggiamento così centrato su se stesso. La scena la sapete. Giona cosa fa? Si ferma sulla collina a oriente, costruisce una capanna e si mette all'ombra per vedere come andrà a finire. Giona è convinto che la conversione degli abitanti di Ninive non è definitiva. Questi, tempo una settimana, torneranno a essere più cattivi di prima e questa volta Dio li distrugge. E io sono in prima fila a godermi lo spettacolo. È bella questa scena. Mi faccio la mia capanna, sto lì, non sono convinto che gli abitanti di Ninive me la raccontino giusta. Questi si sono convertiti superficialmente, adesso torneranno a essere cattivi e vedrai Dio come li stermina questa volta. Io sono lì a godere dei fulmini che cadono sulla città nemica. No? Dio sembra aiutare Giona, fa caldo, siamo in Oriente, e Dio fa crescere una pianta di ricino per fare ombra al profeta Giona che sta lì al sole. Ricino in ebraico, come forse già sapete, Kikayon, che è il nome della casa editrice che mi ha stampato il libro, che è la casa editrice della comunità di Bose, di Enzo Bianchi, Kikayon, il ricino. Ovvero Dio si serve di elementi minimi del creato. Una pianta di ricino e cambia la vita. Dio cambia la vita delle persone non con elementi sconvolgenti, ma con piccoli elementi del creato. Solo che dopo avergli fatto crescere questo ricino, il giorno dopo manda un piccolo verme, il ricino è un vermiciattolo, che corrode il ricino, lo secca e lascia la testa di Giona sotto il sole implacabile dell'Oriente. E Giona di nuovo si arrabbia. Si legge che per il ricino aveva provato una grande gioia, ma quando il sole si fu alzato e arriva questo vento d'Oriente afoso, Giona chiede di nuovo di morire. Meglio per me morire che vivere. E Dio gli chiede: ti sembra giusto di adirarti per una pianta di ricino? E Giona risponde: sì, è giusto, ne sono sdegnato tanto da morire. E qui il cuore del libro, che è anche la fine. Giona di nuovo chiede di morire per un suo problema personale, il sole sulla testa. E Dio gli risponde, ma il Signore gli rispose: tu hai pietà per quella pianta di ricino per cui non ha fatto nessuna fatica, che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita. E io non dovrei aver pietà di Ninive, quella grande città, nella quale vi sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere tra la destra e la sinistra e una grande quantità di animali. Di nuovo questo cenno carino agli animali, e gli animali sono anch'essi tra le creature che Dio ama. E una piccola difficoltà, cosa vuol dire persone che non sanno distinguere
la destra dalla sinistra. Persone che sono incapaci di distinguere il bene dal male, ma Dio le ha perdonate uguali. Quindi Dio è veramente misericordioso, non li perdona perché se lo sono meritati, perché essi non sanno distinguere la destra dalla sinistra neppure quando si convertono. Quindi quel perdono che Dio ha dato a Ninive è assolutamente gratuito. E il libro di Giona termina con una domanda, è l'unico libro di tutta la Bibbia che si chiude con una domanda: non dovrei aver pietà di loro? Tu te la prendi tanto per il tuo origino e io non dovrei preoccuparmi per un'intera città, 120.000 abitanti, che per l'antichità è una cifra iperbolica, oggi diremmo 12 milioni di abitanti, per fare un paragone attuale, che so, Città del Messico o Tokyo o Shanghai, è una città dove abitano milioni di persone. Tu hai avuto pietà per una pianta, io non dovrei aver pietà per un'intera città di persone che non sanno distinguere il bene dal male. La risposta non viene data. Perché non viene data? È una tecnica che la Bibbia conosce che si chiama tecnica della finale aperta, ovvero il finale dovete scriverlo voi. Un po' come nel Vangelo capita con alcune parabole, quella più famosa, quella del figlio maggiore e del figlio minore. Vi ricordate, il figlio minore torna da casa, il padre fa la festa e il figlio maggiore rifiuta di entrare. E la parabola si chiude con una domanda: è tornato tuo fratello? Non dovevo io fare festa perché è tornato tuo fratello? E la domanda è: ma il figlio maggiore entrerà a far festa o resterà fuori? E la risposta il Vangelo non la dà, perché l'unico che la può dare è il lettore della parabola. Tu saresti entrato o saresti rimasto fuori a litigare con Dio anche lì perché è troppo buono? Il figlio maggiore è un po' come Giona: se tutti fossero come te, dove andremmo a finire? Con un Dio così buono che perdona anche i delinquenti come gli abitanti di Ninive. E il libro termina con una domanda. E la risposta la può dare il lettore: crediamo in questa bontà di Dio o non vi crediamo? Questa è la chiave del libro di Giona. Bisogna stare attenti a non dare di Giona una lettura anti-ebraica che troppo spesso i commentatori hanno dato in passati anche recenti. Ninive diventa il simbolo dei pagani che entrano nella chiesa nonostante gli ebrei. Ma il testo non dice questo. Non dice che gli ebrei restano fuori e che Dio salva Ninive, ma non gli ebrei. È invece un messaggio diretto ai credenti per dire: guardate che qualche volta dai non credenti viene una lezione anche all'israelita credente, eh? E che Dio salva anche i nemici di Israele, non soltanto Israele, ma anche i suoi nemici. Dunque, applicando questo testo, perché è già passata un'ora, alle nostre città, beh, le città di oggi sono per molti aspetti diverse dalla città di Ninive. Manca, per esempio, nelle nostre città questa coesione che pure la città di Ninive, con tutta la sua cattiveria, aveva. La città si muove come un blocco unitario, gli abitanti sono uniti tra loro, il re li rappresenta tutti, la gente si sente rappresentata dal suo governo e la città si muove come un corpo compatto. Oggi le città sono frammentarie, non hanno più questi centri di unità come la poteva avere una Ninive pur con tutti i suoi problemi. E tuttavia il testo ci vuol far capire che non esiste una città così radicalmente malvagia da dover essere condannata in blocco in quanto tale. La città è un luogo di salvezza. E ritorniamo al titolo dell'incontro col vescovo Zuppi: maledetta o benedetta città? Il libro di Giona ti direbbe: sì, maledetta da una parte, ma in realtà benedetta, perché la città è il luogo dove Dio agisce e di cui Dio ha cura, anche quando sembra che la città sia il contrario di quello che Dio vorrebbe. Tutto questo, se volete approfondirlo, non dico copiato perché è una parola grossa, l'ho preso a prestito da un libretto ormai molto vecchio, del 1991, nella quaresima del marzo del 91, il cardinale Carlo Maria Martini,
scrisse un bel libro dal titolo Alzati, va a Ninive, la grande città. E prendendo spunto da Giona parlò ai milanesi. La situazione è cambiata rispetto al 91, però credo che quello che scriveva Martini ai milanesi nel 91, partendo dalla città di Ninive, può valere ancora oggi. E concludo con due citazioni. Una la prendo a prestito da un fiorentino adottivo, che è stato nostro sindaco, Giorgio Lapira. Non ha bisogno di presentazioni, in un libro pubblicato postumo nel 78 dal titolo Le città sono vive, nel quale Lapira vuol far comprendere che ogni città, compresa Ninive, ha sempre una sua anima e bisogna imparare a coglierla. Scriveva Lapira: le città hanno una loro vita, è un loro essere autonomo, misterioso e profondo. Esse hanno un volto loro caratteristico, per così dire, hanno una loro anima e un loro destino. Esse non sono mucchi occasionali di pietre, ma sono misteriose abitazioni di uomini e vorrei dire di più, in un certo modo, misteriose abitazioni di Dio. Il Dio di Israele è anche a Ninive, anche quando non sembra d'esserci. E l'altra citazione la prendo dall'Evangelii Gaudium di Francesco, dove Francesco parla della città vista dal punto di vista della Chiesa, com'è la città vista con gli occhi del credente, come la dovrebbe vedere un Giona se avesse dato retta di più al suo Dio. E scrive al numero 210 dell'Evangelii Gaudium: come sono belle le città che superano la sfiducia malsana, che integrano i differenti, che fanno di tale integrazione un nuovo fattore di sviluppo. Come sono belle le città che anche nel loro disegno architettonico sono piene di spazi che collegano, che mettono in relazione, che favoriscono il riconoscimento dell'altro. È la città che si è convertita dalla violenza che è nelle sue mani, che ha invocato il Signore, che ha compiuto gesti concreti e che ha scoperto che Dio cambia e lascia dietro di sé la benedizione, compreso per gli animali che abitano in città. Bene, Scusi, che citazione è questa? Evangelii Gaudium 210. 210. Che troviamo comunque nel volume Abitare la Sì, città. io ho parlato un'ora esatta e adesso mi zittisco.